Magari funzionasse anche col mio cane. Ok. Vabbè, ci deve cominciare da piccolo. Adesso comincio e... Ciao Dora. Ok. Ok, Ciao abbiamo... Cecilia. Ciao a tutti. Buonasera. C'è sta lei che vuole per il A biglietto. posto, sei in diretta, vai. Ok, buonasera. Vedete la mia gattina che qua, ancora non mi ha aperto tutto. Ok. Che sta davanti perché guarda la freccetta del mouse, no? Che gira, non tocco che così lei desiste. Vedete questa faccina davanti a voi. Buonasera a tutti. Tu leggi, Luca? Sì, dimmi il nome della pagina. Allora, Numero io della faccio domanda. Ok. è 578. Dobbiamo finire questa parte. Sì, ok. Vuoi fare la preghiera iniziale? Sì, la preghiera sì. Adesso ci concentriamo. Avete messo l'acqua voi, tutti quanti? No, no, mettete l'acqua vicino. Immaginiamo adesso noi qua, tutti noi, che ci troviamo. Sopra una collina. E su questa collina c'è una luce meravigliosa. Come se vedessimo questi spiriti di luce che ci vengono d'incontro a darci energia, a darci amore, a darci pace e tranquillità. Così, insieme al Maestro Gesù, chiediamo ai benefattori spirituali di ogni casa, di questa casa e di ogni casa, di essere qui, presenti con noi in questo momento. E che quei spiriti benefattori, insieme agli elementali della natura, possano magnetizzare queste acque affinché siano di supporto, di aiuto, come un balsamo alle nostre necessità. Che questa serata ci porti pace, amore, tranquillità nella vita di ogni giorno. Grazie. Grazie. Allora, vai Luca. Ok, 578. Lo spirito può fallire la sua missione per sua colpa? Sì, se non sente che è uno spirito superiore. 578A, io vado avanti, poi mi fermi tu se Sì, vuoi. interrompo io. Quali sono per lui le sue conseguenze? Si deve assegnargli di nuovo il compito. È la sua punizione e poi subirà le conseguenze del male di cui sarà stato causa. 579. Poiché lo spirito riceve la sua missione da Dio, come mai Dio affida una missione importante e di interesse generale a uno spirito che potrebbe fallire? Forse che Dio non sa se il suo generale riporterà la vittoria o se sarà vinto? Lo sa, siatene certi. E i suoi piani, quando sono importanti, non vengono affatto affidati a quelli che abbandonerebbero le loro opere nel mezzo dei lavori. Per voi, tutto il problema consiste nella conoscenza che Dio ha nel futuro, ma che a voi non è dato conoscere. Allora, queste tre domande, no? Che ci dicono che noi stiamo leggendo, stiamo finendo, che è la missione degli spiriti, parla degli spiriti che sono in contatto con la nostra vita, in rapporto con noi. E parlando delle missioni che gli spiriti vengono a compiere su questa terra, quella dell'angelo custode, quella di affidarsi a qualche personaggio per poter aiutare l'umanità a evolvere. Qua dice, Dio non affiderebbe mai una missione a uno che desiste, affida a chi ha l'intenzione di andare avanti. È chiaro che qua stiamo parlando di spiriti superiori, quelli che vanno avanti. Chi non è spirito superiore, fallisce, no, desiste, può desistere, allora non sarebbe data una missione importante. Ma nel caso fosse uno di noi è dato una missione da compiere, no? E dice: no, non voglio fare più, no, no, non voglio fare più questa missione, no, non mi interessa più.
noi comunque abbiamo delle conseguenze perché abbiamo preso un impegno, no? Io quando ho cominciato il percorso qua con un gruppo, no? Tanti anni fa, 8 anni fa, ho deciso che il giovedì faccia sole, pioggia, ci sia gente o non ci sia nessuno, io comunque ogni giovedì sto qua, pure che non c'era nessuno. Improvvisamente qualcuno si collegava e diceva: ma chi è? Lei ne sta sola, parlando da sola. Sì, perché no, io non sto sola, perché ho impegno con il mondo spirituale. Abbiamo visto nella trasmissione in cui abbiamo fatto vedere che cosa accade dietro le quinte di una casa spiritica, no? Che cosa accade? La mia casa il giovedì diventa un tempio, che sia. Come ogni casa vostra diventa un tempio quando ci colleghiamo. Ogni casa vostra diventa un tempio che stiamo collegati per un unico obiettivo, che è quello di evolverci, di conoscere e di sapere le cose come stanno. E questo fa sì che questa energia illumini tutta la casa, crea una specie di alone di protezione contro gli spiriti che potrebbero intervenire nel senso cattivo, diciamo. Degli spiriti bassi, degli spiriti inferiori, ma in genere noi quando uno si prende un impegno, è un impegno che sia spirito incarnato o disincarnato. Vai, Luca, continua. Ok, 580. Lo spirito che si incarna per compiere una missione ha la stessa apprensione di chi la compie per prova? No, questo spirito ha dell'esperienza. Perché lo spirito che si rincarna per fare una missione ha già passato per quello che noi dobbiamo passare, no? Ha già compiuto un'esperienza sulla Terra o su altri mondi, non lo sappiamo, e questa esperienza fa sì con che lui, diciamo così, non è apprensivo, non c'è, oddio, sarà che ce la faccio, non ce la faccio? No, non succederà mai questo perché loro vengono già predestinati a un determinato compito, non è una cosa, non è come noi, no? Che siamo sempre insicuri, pensiamo che di non meritare o di non farcela, non è come noi. Vai. 581. Gli uomini che con il loro genio diventano fiaccola che illumina il genere umano hanno certamente una missione, ma fra questi uomini ce ne sono di quelli che si ingannano e che accanto a grandi verità diffondono grandi errori. Come si deve considerare la loro missione? Come falsata da loro stessi? Essi sono al di sotto del compito che hanno intrapreso. Ciononostante, si deve tener conto delle circostanze. Gli uomini di genio hanno dovuto parlare secondo i tempi in cui vivevano e un certo insegnamento che appare errato o ingenuo in un'epoca avanzata poteva invece essere adeguato al loro secolo. Ecco, durante l'evolversi del nostro pianeta, no? Dopo che le razze si sono sistemate, dopo che le cinque razze nel pianeta si sono sistemate attraverso gli esiliati dal mondo di Capella, tutti quelli che hanno avuto una missione, sono venuti qua per aiutarci a evolvere e hanno venuto qua con questa missione. Alcuni di loro si sono deviati, no? Per esempio, Maometto è venuto per aiutare a mettere in riga il cristianesimo che stava prendendo una brutta piega. Veramente è venuto per aiutare, solo che è incarnato questo spirito con questa missione. Quando è arrivato qua, il mondo materiale l'ha preso sopravvento e invece di creare una cosa che potrebbe dare continuità al cristianesimo, lui ha fatto la guerra contro, no? Che ha fatto degli infedeli, quello che non seguivano quello che diceva lui. Ma l'obiettivo suo, quando è venuto qua, è stato mandato da Cristo per poter aiutare. Ma tanti altri sono venuti per aiutare, tanti personaggi storici, tanti personaggi pure prima di Cristo, Aristotele, Platone, Socrate,
sono venuti per darci una parte di quella verità che c'era nell'universo e che dovevamo conoscere. Solo che arriviamo qua, dobbiamo fare conti pure con la nostra materialità e con il problema dell'epoca in cui loro sono nati, perché alcune conoscenze dell'epoca che potevano essere considerate strane per l'epoca, perché erano molto oltre quello che quel tempo poteva sopportare. Perciò non hanno detto mai tutto, mai tutta la verità, perché alcuni popoli non erano preparati. È come tu dai una pistola in mano a un bambino, se è imprudente. Perciò loro hanno fatto a dosi. Poi nel XVIII secolo in poi è cominciata la liberazione della conoscenza in generale in tutto il mondo, non solo. Perciò Kardec dice che quando la verità viene da una sola persona, quella persona può essere messa in dubbio, può essere criticata, poi la possono pure uccidere, e l'idea morre con quella persona. Ma quando la stessa idea è diffusa in tutto il pianeta, no, vuol dire che è la verità. E è una verità che non può essere uccisa, non può essere disfatta, non può essere, non appartiene a un uomo, a un uomo che è diciamo così, che c'è l'ego, che c'è l'orgoglio e tutte queste cose da lavorare. Perciò è la universalità delle comunicazioni, è la importanza di questo messaggio. Il libro degli spiriti sta qua, la universalità delle comunicazioni, perché queste risposte a queste domande che Kardec ha fatto, lui ha fatto a più di 1.000 medium e doveva aspettare che arrivassero queste risposte. E lui ha catalogato ogni risposta e ha messo solo quella che erano 100% uguale. Vuoi dire, è un metodo scientifico, era una cosa ragionata, una cosa non fatta così a casaccio, non con leggerezza. Perciò dice Camille Flammarion, ha detto che lui era il buon senso incarnato, perché veramente è una questione di buon senso. Una mezza verità può distruggere tutta la verità. Perciò è bello questa cosa che tutto il mondo non c'è dove nascondere più la verità. Adesso la verità è a portata di tutti. Basta cliccare su Google, qualsiasi argomento, troviamo spiegazioni e gente che ne ha parlato dappertutto. Qualsiasi cosa vogliamo sapere, ci troviamo le informazioni. Então, non possiamo dire più che siamo ignoranti, che non sappiamo le cose. Adesso l'informazione è a portata di tutti. Vai, Luca. Ok, 582. Si può considerare la paternità come una missione? È senza tema di smentita una missione. Allo stesso tempo è un dovere molto grande che impegna, più di quanto l'uomo pensi, la sua responsabilità per il futuro. Dio ha messo il bambino sotto la tutela dei suoi genitori perché lo guidino sulla via del bene e ne ha facilitato il compito dando al bambino un organismo fragile e delicato che lo rende sensibile a tutte le influenze. Ma ci sono genitori più preoccupati a raddrizzare gli alberi del loro giardino e far sì che producono molto buoni frutti che a raddrizzare il carattere del loro bambino. Se questi fallisce, per colpa loro, ne subiranno le conseguenze. I patimenti del bambino nella vita futura ricadranno su di loro per non aver fatto ciò che dipendeva da loro per il suo avanzamento sulla via del bene. Questo qua è interessante perché tutti i nostri figli ci sono stati consegnati come un tesoro da essere lavorato. Noi dobbiamo fare tutto il possibile, chiaramente quando è quello che sta alla nostra disposizione di fare per aiutare queste creature. E poi quando noi prendiamo un piccolo in braccio, no? Un bambino in braccio, un animale in braccio, no? Adesso lo devo insegnare a lei di non mi mordere, no? Come fa? È una questione di tu devi dare la direttiva della vita di questo esserino e tu guarda quella faccia innocente che dipende esclusivamente da te e che ti guarda con la fiducia di che niente di male ti può accadere perché tu sei lì.
perché ha fiducia che qualsiasi cosa tu sarai lì per lui. È chiaro che ci sono contingenze e momenti nella nostra vita che ci portano a determinati comportamenti o azioni che molte volte va a discapito dei bambini, ma in linea generale essere genitore è una missione. Poi nella seguente ci sta proprio quelle domande che credo che voi avete già frullato in testa. E poi se facciamo tutti, poi il bambino esce cattivo. Vai, Luca, vai. Ok, 583. Se un bambino diventa cattivo, nonostante le cure dei suoi genitori, sono essi responsabili? No. Ma quanto più le disposizioni del bambino sono cattive, tanto più il compito dei genitori è pesante e tanto più grande sarà il loro merito qualora riuscissero a sviarlo dalla cattiva strada. Ecco, vai. 583A. Se un bambino diventa una persona dabbene, malgrado la negligenza, è il cattivo esempio dei genitori. Costoro ne trarranno qualche beneficio? Dio è giusto. No, non si è sbilanciato di più perché dice dà a ognuno quello che si merita. Se loro non hanno meritato, anche se il figlio è uscito buono, non hanno meritato questo. Diciamo così, un premio perché il figlio è uscito buono, che non è stato merito loro, Dio è giusto, dà a ciascuno per quello che ha fatto. Se tu non hai fatto niente, non avrà niente. 584. Quale può essere la natura della missione del conquistare che ha in mezzo solo l'idea di soddisfare la sua ambizione e che per raggiungere questo scopo non indietreggia di fronte a nessuna delle calamità che causa dietro di sé? Il più delle volte è solo uno strumento di Dio, si serve per il compimento dei suoi disegni e queste calamità sono a volte un mezzo per far avanzare il popolo più rapidamente. Vai, finiscila perché così Ok. è. 584A. Colui che è l'strumento di queste calamità passeggere è estraneo al bene che ne può derivare, dato che si era proposto solo uno scopo personale, nondimeno beneficerà di questo bene? Ognuno è ricompensato secondo le sue opere, il bene che ha voluto fare e la rettitudine delle sue intenzioni. Gli spiriti incarnati hanno delle occupazioni inerenti alla loro esistenza fisica, nello stato errante o di smaterializzazione. Queste occupazioni sono proporzionali al grado del loro avanzamento. Alcuni percorrono mondi, si istruiscono, si preparano a una nuova incarnazione. Altri, più avanzati, si occupano del progresso, orientando gli avvenimenti e suggerendo pensieri propizi. Inoltre, assistono gli uomini di genio che concorrono all'avanzamento dell'umanità. Altri si incarnano con una missione di progresso. Altri, ancora, prendono sotto tutela gli individui, le famiglie, le associazioni, le città, i popoli, di cui sono gli angeli custodi, i geni protettori e gli spiriti familiari. Alla fine, presiedono ai fenomeni della natura di cui sono gli agenti diretti. Gli spiriti comuni si mescolano alle nostre occupazioni e ai nostri divertimenti. Gli spiriti impuri o imperfetti attendono nelle sofferenze e nelle angosce il momento a cui piacerà a Dio procura loro mezzi per avanzare. Se fanno del male è per risentimento, a causa del bene di cui non possono ancora fruire. Allora, diciamo così, sembra dice, un conquistatore, no? Che porta flagello alle volte nelle terre che conquista. Che cosa può trarne di bene in questa cosa, no? Chissà, quel popolo aveva bisogno di progredire perché stava in un stato di arretramento e aveva bisogno di progredire. Chiaro che i flagelli non è opera di Dio. Questo appartiene al fatto che alla persona che aveva come missione di conquistare per poter far progredire quel popolo, ha andato oltre la sua missione in negativo e ha fatto del male. Lì lui dovrà vedersela con la legge di Dio dal male che ha fatto. Diciamo, il compito iniziale era bene, era buono, no? Ma no, per esempio, i popoli dell'America, l'indiano, gli indiani, l'indigena del mio paese, anche il popolo los indios, no? Dell'America, del Perù, di tutta l'America Latina, che sono anche
stati colonizzati, ma colonizzati in modo brutale e negativo, diciamo. Ma questo è, non è che Dio ha detto vai là e colonizza il mondo negativo, no, dice, va a portare la conoscenza in maniera per far evolvere quegli esseri che sono quelli che uscivano dall'animalità ancora istintiva per farli diventare uomini più progrediti, ma tutti quanti hanno fatto prendere sopravvento l'orgoglio, l'ambizione, l'egoismo e hanno fallito nelle loro missioni. Ma anche così i popoli sono andati avanti. E questi gli spiriti godono, quelli bassi, delle nostre sventure. L'abbiamo già visto nelle pagine precedenti, no? E invece gli spiriti buoni sono contenti con noi, godono con noi dei nostri successi, della nostra vita. Come ho già detto prima, loro hanno un amore molto grande verso di noi. Perché? Perché hanno già passato per quello che stiamo passando noi, hanno già vissuto quello che stiamo vivendo noi e sanno quanto è difficile per noi alle volte non cadere nelle tentazioni, di non farci andare per la strada sbagliata. Sa quanto è difficile percorrere questo cammino e loro ci incentivano per far sì che noi possiamo andare avanti. Nel prossimo giovedì, no, che cominciano a parlare dei tre regni della natura, io porterò delle slide che avevo preparato tanto tempo fa, che ho già parlato con voi, dall'atomo all'arcangelo, che è spiegando i regni, no? Da dove passa. Prima di cominciare questo capitolo, voglio fare come ho fatto quello che parla della missione degli spiriti. Per far sì che voi capiate un poco di quello che significa, che alle volte vedendo è più chiaro. E tutte queste domande che stiamo leggendo, che stiamo studiando, stiamo già, vedi, abbiamo già fatto più di mezzo libro, no? Piano piano. Tutto questo che stiamo studiando, no? Sono stati poi sviscerati nelle altri libri di Kardec. Questo qua, per esempio, dei regni, delle cose, dei regni della natura, sono nella Genesi ci sta. È molto bello l'spiegazione, è spiegato più in dettaglio. Come altre cose sono nel cielo e inferno, anche lì spiega bene altre problematiche. Perciò non è solo il libro degli spiriti che noi leggiamo qua, ma prendiamo anche delle cose che stanno negli altri libri dove sono state più dettagliate, più sviscerate. Allora, se avete delle domande con relazione a questo, parliamo. Domandate. Silenzio. Leila, Dimmi. allora diciamo che anche qui c'è libero arbitrio perché il Signore ti dà, diciamo, il compito di conquistare, però è libero arbitrio della persona di come fare, come fa ad ottenere questo. Sì, la realtà non è che lui è. Non manda a conquistare, perché non è una cosa che tu devi sottomettere qualcuno, ma un compito è portare progresso a determinato popolo. Come sono venuti gli esseri degli altri mondi a portare progresso ai cavernicola di questo nostro pianeta, no? A insegnare la coltivazione del grano, le piantagioni,
il fuoco, la roda, tutte queste cose sono venute da questi altri esseri che sono venuti qua, dei capellini, no? Che sono venuti dagli altri mondi. Ma questa cosa che, diciamo così, di conquistare è una questione interna dell'essere che aveva il compito di portare progresso, ma nella sua testa un portare progresso era conquistare, no? E lui ha fatto quello che hanno fatto delle stragi, delle cose. Então, è come hai detto tu, il compito era di portare progresso, ma loro hanno traviato con loro libero arbitrio, si sono deviati, diciamo così. Se volete, spiegazione sul fatto di Cappella, del mondo di Cappella, ci sta il libro Esiliati di Cappella, che spiega la trasmigrazione di questi esseri da questo mondo che appartiene alla stella, alla alfa della costellazione dell'Auriga, si chiama Cappella, questa stella. E che da là sono venuti qua, che hanno formato le varie razze. Come noi qua no nostro pianeta, quelli che non decideranno di cambiare e di entrare nella nuova periodo di transizione, di trasformazione del nostro pianeta, andranno esiliati in qualche altro mondo cavernicola per aiutare a evolvere quel popolo. E dependendo di come arriviamo lì, se siamo ancora guerrafondai, arriviamo lì con le idee di conquistare e sottomettiamo a quei popoli. Se invece noi abbiamo evoluto un poco, ma ancora siamo ancora troppo arretrati, andiamo a fare piano piano evolvere quel popolo. Nel mondo spirituale non c'è spreco di niente, di nessuna risorsa, di nessuna capacità, di niente. È un continuo lavorare, è un continuo crescere, è un continuo evolvere che non c'è spreco, perché armonia c'è, cioè tutto tende all'armonia, tutto, tutto provoca o porta all'armonia, e questo è incredibile. Nella natura ci sta proprio questo. Ok? Parlate. Grazie. Prego. Qualche perplessità, qualche cosa che volete domandare? Riferito alla 578A, quindi se uno spirito fallisce, giusto? Sì. Dice che gli si assegna di nuovo il compito, che è la sua punizione, però poi dice che ne subirà poi le conseguenze del male. Quindi non è già una punizione ripetere Per me sarebbe una punizione, perché io odio ripetere. Io a scuola andavo sempre, superavo gli anni di esame per non rifare quello che avevo fatto l'anno prima, per l'amor di Dio, odio ripetere le cose. E immagina che tutti non piace ripetere dei compiti, no? E già è una punizione dover ripetere, e non è facile poi. Ma c'è gente che è così testarda, che non basta una incarnazione, ripeti, 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 ripeti di continuo. E non è carino, è sempre una punizione. Ci sta una cosa che dice, no? Che Emmanuel dice, quando ci sta una reincarnazione, che tu sei troppo testardo, no? Dici, inventi. Tenti, ma faccio un'incarnazione differente, diversa, perché non è possibile che tu ogni incarnazione va a cadere nelle stesse errori. Cerchiamo di andare avanti nella nostra, approfittare di questa incarnazione, perché come abbiamo già detto prima, no?
caspita, è un'opportunità essere qui su questo pianeta, in questo momento di pandemia, in questo momento di transizione. È un'opportunità. Noi siamo stati, i lavoratori dell'ultima ora, veramente. Siamo stati chiamati per questo. Perciò l'importanza di fare, di fare la, bene questa incarnazione, di non desistere, di portare avanti, di essere coraggiosi, anche davanti a tante diversità non indifferenti. Perché sappiamo che alle volte il dolore e alcune sofferenze sono grandi e sono difficili da affrontare. E maggiore sono queste prove, e noi continuiamo ancora a perseverare per poter portare avanti l'aiuto, perché quello che Dio vuole da noi, che la sua energia, che il suo amore arrivi fino a noi e che passa avanti, che quando arriva a noi, noi passiamo avanti, diamo all'altro, perché tutto si riassume nell'amore, che ancora non abbiamo capito che cosa sia. Perché l'amore è la materia, è la colla, è il collante dell'universo che mantiene i mondi coesi, collegati. È tutto lì. Perché quando già Dio è amore, ma diciamo così per dire, ma non abbiamo capito che è immerso in questo amore. Lui ci ama comunque. Ci ama se siamo buoni o se siamo assassini. Lui ci ama comunque. Non è che lui non ci ama perché uno è ucciso, ha fatto quello. No, ci ama comunque, ma siamo noi che dobbiamo amare. Non è lui. Lui ci ama indipendente di tutto. Lui è come dico spesso, Dio perdona ma non condona. Lui ci perdona perché ci ama, continua ad amarci, a elargire questo amore a noi. Noi dobbiamo solo ricevere questo amore, essere pronti a ricevere, ma dobbiamo pentirsi di quello che abbiamo fatto, del male che abbiamo fatto, dobbiamo diciamo così, pentire, avere l'approvazione, diciamo così, da passare per l'approvazione, perché è una forma di risarcire, perché se tu fai una cosa tu devi comunque risarcire alla persona che tu hai fatto del male. E come fai a risarcire se non ci sta più nella carne, se non c'è più? Attraverso un'altra incarnazione o attraverso un aiuto dal mondo spirituale, diventando un amico, non un angelo custode, ma un aiutante che possa aiutare quello che tu hai fatto del male, o accetti come figlio. Tu hai ucciso uno, ha ucciso qualcuno, poi nella stessa incarnazione quello che tu hai ucciso può tornare come tuo figlio, perché tu possa sperimentare l'amore per quella persona e poter trasformare quello che tu hai fatto in un atto di amore, perché è tutto lì, è nell'atto di amore. Lui ci ama indipendentemente di qualsiasi cosa. Lui non ci interessa quello che abbiamo fatto. Lui ci ama comunque e ci chiama a sé sempre. Siamo noi che dobbiamo essere, aprire il cuore per ricevere questa luce. E non è facile? No, non è facile. Non è complicato? Non poco. Come si dice? Un poco complicato, ma è possibile, è fattibile. Dipende. Ci sono altre due domande, Leila, poi. Sì, sì. Di Cecilia per prima e poi c'è Antonio di secondo. Ok. Vai, Cecilia. No, scusate, si sarà alzata la manina involontariamente. No, non volevo fare nessuna domanda, scusate. Ok. Antonio? Antonio?
Anche lui si sarà sbagliato. Ecco, ah, eccoci qua. Non, sì. Non pensavo di aver attivato il microfono, invece no. Buonasera, no, no, la mia marina è volontaria. Ah, volte è volontaria, beh, no? Bene, bene, bene. Avevo messo di disattivare l'audio. Allora, sì, io volevo fare, diciamo, questa considerazione. Quando le domande che vertono sulla missione, no? Quelle che vertevano sulla missione personale di ognuno di noi, o comunque su questi uomini che devono portare all'evoluzione attraverso varie, nelle varie epoche, comunque con varie modalità, un eroe, con la divulgazione, insomma, ognuno poi, diciamo, persegue un determinato fine. Però pensavo a questo, che io credo che se tu riesci a restare in collegamento, cioè a restare legato alla dimensione spirituale, quindi ad avere sempre una recettività feconda della dimensione spirituale, è improbabile che tu, tra virgolette, fallisca nella missione, perché se tu sei recettivo ai messaggi spirituali, tu sei condotto quasi per mano a fare quella determinata missione e quindi a portare all'evoluzione te stesso e, diciamo, le persone che sono coinvolte in quel determinato periodo storico, in quel determinato momento sociale. Sono Francesco. Anche, esatto, ma lui come, insomma, poi, ecco, possono essere tante altre persone, sì, anche, anche meno importanti, anche meno importanti. Sì, 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 anche meno importanti, ma è un esempio calzante, sì, sì, diciamo così, sì. Lui. Se invece tu ti scolli da quella che è la tua origine spirituale, la tua matrice spirituale, in un certo qual modo tu chiudi il contatto, e se tu chiudi il contatto non hai i segnali, non hai quella recettività che ti consente attraverso l'intuizione di capire cosa fare nel percorso. Ecco che c'è la cosiddetta deviazione. Vedi, tu prima hai parlato di Maometto, hai fatto un altro esempio storico molto importante, eccetera, ma si potrebbe parlare anche dell'uomo comune della strada che sta seguendo un percorso, arriva il momento in cui si scolla completamente dalla dimensione spirituale e quindi devia il suo percorso. È possibile? Sì. Allora io credo che se tu poi riesci a rientrare da questa sacca di distanza, cioè se tu riesci a rientrare in collegamento con quella che è la tua matrice spirituale, non solo fai tesoro della tua caduta, ma riesci ad avere una visione anche più chiara di quella che era la tua missione originaria. Allora, ci sono dei missionari che nascono come un mendicante, sì, per poter portare nel mezzo, in mezzo ai mendicanti, qualche bagliore di speranza. Ci sono missioni che nascono tra delle persone che poi alle volte compiono delle determinate azioni brutali e che si pentono, e sinceramente, chiaramente, non un pentimento fasullo, un pentimento, certo, reale, sincero, che poi diventano, diciamo, fanno carico per la comunità dove vivono, aiutano, si tornano persone degne, anche con il peso della colpa del male che è combinato, ma riescono a superare tutto ciò. È chiaro che qualsiasi cosa porti a fare del male a altre persone è un carico abbastanza pesante, non dico solo a livello eclatante di crimini, ma a livello pure personale, che tu tradisci un amico, una famiglia, un figlio, qualcosa nel questo genere, no? Tu stai portando un dolore a un'altra persona, no? E alle volte tu sei consapevole che stai portando dolore e lo porti lo stesso. Poi ti penti, torni indietro e cerchi di fare ammenda e vivere la tua vita nella miglior maniera possibile, essendo una persona corretta, no? Diciamo, ho fatto tesoro di quello che ho imparato, sì, nel momento, esatto, che ero in caduta. Sì, ma la conoscenza, una volta che abbiamo avuto la conoscenza,
Non è che non c'è permesso, perché a Dio non vietta niente, abbiamo il libero arbitrio, è permesso tutto, qualsiasi cosa vogliamo fare lo facciamo, ma quasi quasi che non ci è concesso più sbagliare in questo senso. Sbagliamo comunque, già lo diceva pure Paolo, voglio fare il bene ma finisco per fare del male, ma è una cosa che siamo consapevoli, sappiamo che... Stamattina non posso proprio lavorare. Scusami, chi c'è il Sì, microfono? colpa mia, scusa. Ok. Quando c'è un sbaglio, no? Che uno lo fa, ma sapendo che quello ha una conseguenza, io non faccio agli altri quello che non voglio fare, che sia fatto a me stesso, no? Dobbiamo fare conto con la nostra coscienza e con, come si dice, non ci sarà condonato niente. Dobbiamo comunque, per esempio, ci sono dei genitori, no? Dei padri che in un'altra vita o in questa stessa vita, non lo so, hanno avuto delle problematiche con le donne, e manca fa apposta, tutte le figlie di quella persona sono donne, capito? Come no, certo. Perciò ci stanno tante situazioni che dice: guarda, se qualcuno facesse questo a una figlia tua, adesso ce l'hai queste figlie perché tu possa prenderne cura di queste ragazze, no? Ti piacerebbe che qualcuno facesse male a queste ragazze come tu stai facendo alla figlia di qualcun altro? È tutto lì, noi sappiamo cosa dobbiamo fare. La legge di Dio è scritta qua, nella nostra coscienza. Non c'è una cosa scritta, una formula scritta, diciamo, è sbagliato fare questo, è sbagliato fare quell'altro. Ci sono i 10 comandamenti, più o meno lì ci sta di tutto, no? È sviscerato più là, ci sta di tutto lì. Ma noi abbiamo una legge nella nostra coscienza, che sappiamo cosa è giusto, cosa è Sì, sbagliato. questo è vero, Leila, però il fatto, sai qual è? Che a ognuno di noi, così come tu dici, è concesso il libero arbitrio, ma non tutti hanno quella gradualità di consapevolezza. Sì. Forse la consapevolezza arriva in ritardo, tra virgolette. Io penso sempre che sia il giusto tempo quello Sì, della consapevolezza, perché ognuno è chiaro che ha il suo non deve percorso. fare una colpa se in passato tu hai sbagliato. Certo, ma anche Adesso sbagliare una, è. 10, 100, 1000 volte, allora però il rinnovamento nel momento in cui avviene è un rinnovamento definitivo. Allora Sì. lì tu, ecco, hai l'illuminazione reale. Sì. Tu è come Vabbè, dici tu, come diceva illuminazione è Paolo. una parola Sì, grossa. vabbè, no, però anche, guarda, anche l'illuminazione per quel determinato momento che tu vivi, non la conoscenza assoluta, che nessuno ha la Io ragione, dico, lo si è sai già. appicciata una lampadina. Esatto, si è accesa una lampadina, dici guarda, forse riesco a vedere qualcosa in più rispetto a prima, però fin quando tu non lo sedimenti realmente e tu sbagli e continuerai a sbagliare fin quando non capirai che effettivamente quell'errore ti ha portato ad una consapevolezza maggiore di quello che magari potevi perdere, della grandezza che già avevi, che non, magari non vedevi. È vero, è E vero. poi la considerazione anche, vedi, sul fatto della paternità. E te ne parlo proprio per cognizione di causa, insomma, tu lo sai, però la paternità è effettivamente una grande responsabilità. Io amo molto quel concetto spirituale che tu hai manifestato più volte quando tu dici chi è figlio o comunque è padre è un patto che avviene nella dimensione spirituale, cioè io sarò tuo figlio per questo tempo, così come tu sarai mia madre o sarai mio padre per questo tempo. È molto bello questo e diciamo nella nostra realtà il riverbero di quello che si vive è veramente qualcosa di autentico, cioè avere tra le braccia un bambino piccolo, ma proprio piccolo, piccolo, appena nato, tu ti rendi conto che sembra adesso che si sia staccato dalle braccia di Dio e ha una saggezza solo sul suo volto che ti illumina completamente.
Tu dici, ma come è possibile? Ti riempi dentro di una sembra, esatto, consapevolezza. Lì arriva una consapevolezza. Sì, lì arriva una grande consapevolezza che quasi acquieta le tue fatiche quotidiane. Sì, è vero. Andiamo, Antonio, concludi? Devo fare il moderatore. Non vi tedio più, scusate. No, assolutamente, non è questo. Cerco di dare spazio anche agli altri. Certo, c'era il signore nuovo, ecco, può parlare, il microfono funziona, e ragazzi, il signore nuovo di Palermo, non so come si chiama. Lino. Lino, ok, Lino, puoi aprire il microfono, ti sentivamo prima. Ok. Finisce, Antonio, che cosa hai detto? Non ho capito la parte finale. Non ho terminato, era solo una considerazione sul fatto del fatto padre-figlio, sì. Insomma, sulla considerazione che tu hai nel momento in cui hai tra le braccia un bambino molto piccolo, e quindi l'emozione che ti dà e la saggezza che ti dimostra, pur essendo un bambino appena nato. Se per esempio un figlio fa una cosa sbagliata, tu non lo odi, ma no, tu lo ami. Lo cerchi stesso di correggerlo. Certo. Tu, come spesso dico, non dire ai vostri figli, tu hai sbagliato, hai fatto la cosa sbagliata, non è così che si fa. No, allora io ti amo indipendentemente di tutto, di qualsiasi cosa faccia tu, ma non amo quello che stai facendo. La tua azione è che non amo, ma te sei sempre nel mio cuore, stai sempre con me, io ti amerò sempre, comunque, ma questa azione che stai facendo che non mi va bene, che non amo questa azione, non te. Perché quando noi critichiamo un figlio, no? Nell'atto di criticare, se è bambino o se non è bambino, in qualsiasi età è come se la persona venisse annientata, come se tu non si senti non adeguata. Che dice non sono abbastanza per mio padre, non sono abbastanza per mia madre, non sono abbastanza. Per evitare, perché non esiste questo non sono abbastanza, quello che i bambini che alle volte non capiscono, che i ragazzi non capiscono, no? È che l'amore di un genitore per un figlio è indipendentemente di quello che lui fa, e così è Dio con lui. Dio con lui è la stessa viscerale, cosa. Un rapporto viscerale che tu avrai sempre. Certo, sono concorde. Eccolo qua, Livio. Qualcun altro? Vediamo Livio che si sta attivando il microfono. Funziona? Se no, l'ha scritta la domanda, Leila. Ah, ha scritto la domanda. Eccolo qua, adesso dovrebbe funzionare. No, niente, non si attiva. Allora, comunque la mia domanda è questa. In quale Dio credete, considerato che parlate di Paolo di Tarso? Quale Dio crediamo? È il Dio unico. È Dio creatore di tutto l'universo, è la causa prima di tutte le cose, è quello Dio, non c'è una denominazione. Per gli ebrei si chiamava Geova, anzi no, non si chiamava, perché loro non nominavano il nome di Dio, non si chiamava proprio, lo davano un nome vario, no? Adonai, Elohim o altre cose, ma non c'è un nome. Per i musulmani è Allah, per quelli induista, che loro hanno 3.000 dei, e sono tanti nomi di dei, no? Noi crediamo in un Dio unico e creatore di tutte le cose, che è quello che è l'intelligenza suprema dell'universo, è l'intelligenza suprema. Che non possiamo antropoformizzare, diventare antropomorfo come l'uomo, e che non abbiamo condizione di identificare. Ci sta un video su YouTube che mi piace da morire, perché comincia con un indù che loro domanda: descrivimi Dio. Aí lui dice cosa? Con un turbante in testa, con quella cosa, no? In testa. Questo indù con la barbona, e il giornalista dice: descrivimi Dio. E lui dice: non ti ho capito, descrivi cosa? Aí o ragazzo dice: Dio. Aí lui si mette a ridere, quella risata mi piace. Alle volte apro per vedere quella prima parte del video, perché è bellissimo. Poi vi condivido con voi questo video. E lui dice: come faccio a descrivere? Nel momento che io descrivo Dio, già non è più Dio.
Já não é più. Porque eu como essere umano, não posso descrivere proprio niente. E poi tu chiedi a me, che sono indù, che ho più di 300.000 dei? Cosa vuoi che descriva? No? E, là, e poi ci sono varie religioni che danno la, la loro interpretazione di Dio in questo video. Molto carino questo video. Ma mi piace quella risata. Perché è così. Non possiamo descrivere un Dio. No, non c'è. Non è una cosa che dice solo mio, no, è di tutte, è di tutto l'universo, ha creato tutto l'universo. Mi dispiace per chi è ateo, ma non esiste niente fuori di Dio, tutto, Dio è dappertutto, tutto, siamo immersi, come dice Paolo di Tarso, immersi in Dio siamo e in Dio viviamo. Ok? Lino è riuscito. Lo spirito riceve la missione da Dio, anche noi riceviamo una missione, no, da Dio, cioè quella di fare del bene, ma i problemi che abbiamo sono un po', come dice quel detto, Dio ti dà i problemi che tu puoi sopportare, quindi è da vederli come una missione dove dobbiamo trarre, che ne so, dobbiamo aiutare, che ne so. Sì. La nostra missione è scoprire qual è la nostra missione. No? Ma tutti noi abbiamo una missione e la missione è trasmettere l'amore, è passare avanti il messaggio di amore. Qua dice, sono ebreo e lo chiamo il Signore Gesù. Allora, Gesù non era Dio. No, Dio è Dio, Gesù è Gesù. Per noi, perlomeno, no? Sì, sì, ti permetto di intervenire. Allora, per noi, e Gesù stesso diceva che non era Dio, sono figlio del Padre, lui chiamava il Padre, sono figlio del Padre. E Dio è Dio, e Gesù è Gesù. Noi siamo molto, vediamo molto il nostro piccolino pianeta, parliamo solo a livello planetario, Terra. Invece è l'universo che dobbiamo andare oltre il nostro pianeta Terra e vedere che nell'universo esistono tanti mondi, i supermondi, gli ultramondi. Adesso si è scoperto che le varie dimensioni diverse. Ci sono tante cose che stanno scoprendo, no? E non cozza con quello che noi conosciamo, no? Non va al contrario a quello che, no, che noi conosciamo. Perché? Perché Dio ha creato tutto e continua a creare, sta creando ancora. Gesù è nostro fratello maggiore, che un giorno arriveremo a livello di Gesù, ma quando sarà migliaia e migliaia e migliaia e migliaia di anni, quando avremo trasformato noi in spiriti di luce, visti, saremo a livello di Cristo, ma fino a là siamo appena una lampadina di una lanternina piccolina che siamo niente, siamo proprio niente. Che più vuoi dire, parlare? Ti posso fare una domanda, Leila? Sì. Allora, io su questa cosa rimango sempre un pochino spiazzata quando si legge queste, l'avevo già letta e rilette queste domande. Queste domande. E allora, ora io porto il caso di a uno che perde un figlio. Qual è la missione? Cioè, io me lo domando tante volte questa cosa. Allora io dico, va bene, e mi faccio le domande e mi do le risposte. Della serie, cosa devo imparare da questa lezione? Perché effettivamente, se quello che ci dice anche Kardec, cioè ci diano gli spiriti, se te non impari la lezione in una vita successiva, ripeti. Io questa non la vorrei ripetere perché, francamente, è pesantotta, no? Ecco, però, e mi domando io. Allora, le cose che io ho imparato da questa lezione fino ad oggi,
quali sono? Innanzitutto, credere in un al di là che dove io non pensavo esistesse, che comunque c'è una vita oltre e che praticamente la morte non esiste perché è solo una trasformazione. E non è poco, perché pensa accettare, ti muore un figlio, accettare una cosa così, insomma, è tanta roba. Sentirlo sempre vicino, cercare di capire, come si posso dire, però materialmente, come fa a sapere qual è la mia missione materialmente? Perché spiritualmente penso certe cose di averle capite e sicuramente ho avuto un'evoluzione spirituale che prima non avevo. Ma materialmente, che posso fare? Capito cosa voglio dire? Cioè, cara, tu stai materialmente, stai già facendo. È questo che stai facendo, questo che hai detto proprio adesso. La tua comprensione di quello che ti è successo e il tuo dire, parlare, divulgare e insegnare agli altri quello che ti è successo, certo, come tu hai superato. Il tuo esempio è la tua missione. La tua vita è la tua missione. No, diciamo, ma ci ho messo troppo, perché no, nessuno ci mette, non c'è una tabella di marcia. Tutti noi arriveremo comunque a comprendere tutto ciò. Non c'è uno che va prima o che va dopo, non c'è questo. L'unica cosa che c'è è che la missione nostra è passare questo messaggio. Non che deve dire tutto quanto devono diventare spiritisti e credere in quello che noi crediamo, assolutamente. Ma è la tua certezza che la vita, che noi siamo un essere immortale, che la vita continua e che un giorno rincontreremo tutti quelli che abbiamo persi e che la nostra, che io, il mio figlio mi ha scelto come mamma, mi ha chiesto: mamma, tu vuoi essere mia mamma per poco tempo, ma vuoi essere, perché ho bisogno di incarnarmi, ho bisogno di venire su questo pianeta. Tu sei disponibile anche se per poco tempo? E tu hai detto sì. La tua missione è stata essere mamma, questa mamma che ha detto sì e questa mamma che ha capito dopo. Sì, caspita, questo è vero. Perché il tuo esempio è per me è una grande missione. Ma un esempio di tutti voi che avete compreso e che avete trovato una specie di pace, no, interiore sulla vostra vita. Il vostro esempio è la missione, perché chi vi vede dice: ma come fa lei a vivere? No, questo è vero, me lo dicono, cioè nel senso hanno visto anche la trasformazione, diciamo, no? E io infatti provo anche alle mamme che vedo e ancora sono in dolore pieno, schiacciato, sì, però tante volte mi blocco perché quando vedo queste mamme chiusura, che non vogliono ascoltare, mi innervosisco, perché dico: provaci, no, dico provaci, perché voglio dire, non è che io sono un extraterrestre, sono un essere normale, fra l'altro, cioè, vengo da un'estrazione, non ti dico atea perché ero buddista, ma insomma di spiritualità poca e niente. Quindi gli dico: vorrei veramente sfondare quella porta, però non è facile, me ne rendo conto. No, ma io penso che tu sfonderai no momento in cui loro dicono: voglio stare come sta Paola, voglio sentirmi in pace. E chissà, fammi ascoltare quello che lei c'è da dire. Un giorno qualcuno ti dirà così, ti ascolterà. Non ti innervosire quando non ti ascoltano, perché è normale che la gente ti prende per pazzo e che dice che noi siamo che è roba del diavolo, cosa vale. Ma non ti innervosire, perché il tuo esempio, niente meglio dell'esempio per poter convincere le persone, perché le parole, le volte, non funziona. San Francesco diceva: quando dovete evangelizzare o portare la parola del Vangelo, potete evangelizzare, alle volte potete usare le parole,
perché non sono le parole che contano, è il nostro operato, è il nostro fare che conta. Noi possiamo dire qualsiasi cosa, nessuno conosce, nessuno sa, nessuno fa, possiamo dire qualsiasi cosa, ma è il nostro fare giornalmente, è il nostro essere, come ci comportiamo con gli altri, come ci comportiamo con le persone, è che sono, è che è l'esempio, è quello che trasforma l'altro. Quello che trasforma l'altro è un esempio che diamo. E tu, attraverso le tue parole, i tuoi contributi, le tue spiegazioni, le cose, tu dai un sostegno, un appoggio, un aiuto a tante mamme che ascolteranno queste cose. Fammi vedere che sta dicendo questa gente. E ascolteranno e vedranno questo. Sì. La tua missione c'è materialmente Ci sono delle domande che provengono dal gruppo Lo Specchio dell'Anima che stanno facendo. C'è Manuela Turcato che dice: Leila, io volevo sapere, io ora ho una consapevolezza che fino a 4 anni fa non avevo, e quello che prima poteva sembrarmi giusto comportamento, ora mi fa da pensare. Come sarà giudicato e punito il mio comportamento di prima? Spero di essermi spiegata bene. Guarda, nessuno è giudicato per il comportamento di prima se non è consapevole. Perché, come abbiamo detto con Antonio poco fa, quando sbagliamo, ma non sappiamo, non siamo consapevoli dello sbaglio, non abbiamo conoscenza, quello che tu sapevi 4 anni fa e adesso sa, io penso che il tuo comportamento di prima non si presenterà mo. Adesso che hai la conoscenza che hai. Funziona così, ognuno viene giudicato in base alla consapevolezza che ha. Ma pure, ma qualsiasi cosa, pure i cannibali che mangiavano la carne umana, mica verranno giudicati come cattivi. No, perché loro non avevano consapevolezza che non si poteva non mangiare. Per loro era prendere la forza del nemico e mangiare. Alcune tribù, mangiavano, il nemico o uccidevano per mangiare il nemico. No, non avevano consapevolezza, non andranno giudicati da uno che sa che non si deve fare, sa di tante cose e uccide lo stesso. È diverso. Chiaramente a parte i pazzi e sociopatici, no? Perfetto, la seguente domanda, l'ultima del gruppo, dicono: se il male fatto è inconsapevole, in questo caso? È la stessa cosa. Ah, se è inconsapevole, lei stessa ha risposto alla domanda: se un male è fatto inconsapevole, se non sei consapevole, come posso giudicare un pazzo se lui agisce durante la sua pazzia? Lui non è la sua coscienza, non è cosciente di quello che sta facendo. Allora. È chiaro che avrà una, diciamo così, dovrà risarcire il danno fatto. Nel mondo spirituale, lui prenderà coscienza di chi era, di cosa ha fatto, si sentirà inorridito di quello che ha fatto e cercherà di andare al riparo, di riparare quello che ha fatto. E può riparare, aiutando, venendo come un medico per bambini, venendo come un medico senza frontiera, venendo come un padre di quello che ha ucciso. Ci sono tanti modi di riparare quanto sono i modi di sbagliare. Ok, io ho concluso con lo specchio. Leila, Dimmi, scusami, Silvana. si può arrivare alla consapevolezza, no? Dice perché si arriva alla di a me. Ossia, quando si perde un figlio ai primi tempi, ma perché a me? Perché mi è successo? Che ho fatto di male per meritare questo? Però quando si arriva a un certo punto, seguendo un po' te, seguendo Luca, seguendo questo percorso, si arriva alla conclusione di non dire più perché a me, Sì. perché si accetta nella profondità.
Perché capiamo perché. Esatto, questo vi volevo dire. Anche questo, veniamo al mondo anche per questo. Sì. Per arrivare a dire, a non dire più perché a me. Sì, questo è la spiegazione, perché noi ci sentiamo sempre vittima di tutto. È sempre colpa di qualcuno e aspettiamo sempre che qualcuno ci venga a salvare. È tutta roba nostra, siamo noi stessi che dobbiamo fare conto con le nostre azioni, passate o non passate, siamo noi stessi che dobbiamo salvarci noi stessi attraverso un percorso interiore grande, un percorso di ricerca, e non è una cosa da sottovalutare questa ricerca interiore, perché è praticamente quasi una ricerca psicologica, di entrare dentro la nostra stessa psiche e cercare di capire chi siamo, perché agiamo così e cosa vogliamo. Funziona così, perciò la nostra missione ci rivela ogni giorno, ci viene rivelata una missione ogni giorno. Infatti, Luca, volevo rispondere a Lino, che qua noi stiamo dalla filosofia, dottrina, filosofia, come uno vuoi chiamare, spiritista, e non facciamo dibattiti teologici, che lui sta mettendo nella chat, è un fatto di Gesù, è Dio, cosa, noi è una fede ragionata, noi cerchiamo di arrivare attraverso la ragione, perché solo con fede cieca è una cosa che poi in un momento nostro di un problema o di una cosa non ci dà quello che abbiamo bisogno, perché non è una fede cieca, che crede solo o per paura o perché per convinzione degli altri. Noi cerchiamo di capire perché le cose accadono e come funzionano le leggi universali. Ci è stato dettato da questi spiriti superiori come funzionano. Che uno voglia accettare o non accettare, noi non facciamo discussione su questo argomento, perché ci sono, Kardec ha scritto la bellezza di 22 libri, non solo quei 5 che noi conosciamo, sono 22 libri. Chi conosce altre lingue, un francese, per esempio, può andare c'è un sito che si chiama Kardecpedia, tipo Wikipedia, c'è un Kardecpedia, che c'è in portoghese, spagnolo e francese. In italiano purtroppo ancora no, ma che ci stanno lì tutti i libri di Kardec, anche la rivista spiritica dell'epoca. Perciò non facciamo discussione teologica, queste cose non ne facciamo, perché sono state già fatte da altri. E su internet ci sta di tutto e di più. Qualche altra domanda che così chiudete? Ok, ragazzi, facciamo la nostra preghiera di chiusura. La prossima settimana farò l'audiovisuale, che così vedrete un po' di questo percorso dall'atomo all'arcangelo, la legge di evoluzione, che adesso entriamo nelle leggi naturali. E è carino, è una cosa carina, ci ho messo una bella fatica per tradurre con voi, è una cosa più spiegativa, che poi il libro degli spiriti spiegherà meglio. Va bene? Allora, chi vuole fare? No, io volevo aggiungere che molta gente dallo specchio ha avuto difficoltà ad entrare in Zoom, non lo so per quale motivo, perché alcuni sono entrati, altri no, non c'è una limitazione, probabilmente sarà la rete, anche di sera avevamo dei problemi di connessione, quindi la prossima settimana proveremo a cambiare password, mettere una numerica, magari quella forse rende più le cose semplici, e chiedo scusa a tutti le persone che volevano entrare e non ce l'hanno fatta, insomma. Mi dispiace, perché noi sono
Le persone che sono qua sono riusciti, alcune hanno avuto difficoltà, ma ok, no, mi dispiace. Ma non è roba nostra, non è colpa nostra, diciamo così, non siamo noi che impediamo, sono loro che... C'era anche Saverio che non riusciva a entrare, saluto a tutti, quindi ecco, mi dispiace. Ok, Insomma. grazie, grazie Saverio. Ok, forse la connessione è un po' strana, non lo so. Comunque, siamo qui. Chi vuole fare la preghiera finale? Chi Io ho vuole visto offrire? Stefano che ha alzato la mano. Ok, Stefano. Il mitico Stefano. Hai il microfono spento? Ecco, adesso. Sì. Io l'ho fatta l'altra settimana, comunque non mi tiro indietro. Hai chiuso il microfono ancora? Va Bene? bene? Ok, ne volevo fare una presa da un libro degli spiriti, penso. È una preghiera spiritista, se è possibile. Sì. Sì, come no? Ok, e siccome è rivolta alla singola persona, cercherò di adattarla al gruppo, quindi al plurale. Quindi perdonatemi qualche errore. Ma tranquillo. Quindi agli angeli custodi e agli spiriti protettori, spiriti saggi e benevoli, messaggeri di Dio, la cui missione è quella di assistere gli uomini e di condurli sul retto cammino, sosteneteci nelle prove di questa vita, dateci la forza di subirle senza lamentarcene. Allontanate da noi i cattivi pensieri e fate che noi non ci lasciamo penetrare in noi gli spiriti bassi che tenterebbero di indurci al male. Illuminateci la nostra coscienza circa i nostri difetti. Toglieteci dai nostri occhi il velo dell'orgoglio che potrebbe impedirle di vederli e di confessarli a noi stessi. Soprattutto tu, mio angelo custode, che vegli più particolarmente su di noi, questa è rivolta a ognuno al proprio angelo custode. E voi tutti spiriti protettori che vi interessate a noi, fate che ci rendiamo degni della, no della vostra benevolenza. Voi conoscete i nostri bisogni, che siano soddisfatti secondo la volontà di Dio. Amen. Amen. Scusate il casino, però. No, Amen. bellissima, sa perché? Perché questa preghiera è una preghiera che mi piace tantissimo, tantissimo, e io li faccio quasi ogni mattina, diciamo così. È veramente è la preghiera comune, diciamo così, è la preghiera più comune e è bellissimo. E mi è piaciuto che tu l'hai rispolverata. Bravo, bravo, mi piace. Grazie, grazie, grazie Stefano. E sta nel Vangelo secondo lo Spiritismo, Parte finale. nella parte finale della si chiama nel capitolo 20. 28, la preghiera numero 12, la preghiera per se stessa, no capitolo, sta nel numero 12 della cosa del 28, del capitolo 28, quando ci sta un paragrafo 12, è molto molto bella. Anzi, pure per fare la mattina, la sera, è una preghiera carina da fare. Grazie ragazzi, grazie di tutto. Grazie a Luca che sei stato. Ecco, io ringrazio, chiedo scusa anche a Antonio se l'ho interrotto di colpo, ma cerco di dare spazio un po' a tutti, rimanendo dentro i tempistiche, così almeno non ci dilunghiamo troppo per le lunghe. Questo chiedo scusa se magari vi sono sembrato un po' secco, però insomma era per dare la possibilità a tutti di parlare. Questo mi dispiace, insomma, però ho assunto questo ruolo di moderatore, quindi lì mi guardo l'orologio, le tempistiche che sono necessarie per dare la possibilità a tutti, insomma, di intervenire. Solo questo volevo dire. Vi ringrazio anch'io da parte dello Specchio dell'Animo, da parte di Gina, che anche lei non è riuscita a Grazie. entrare. Questo vi ringrazio tutti per la vostra collaborazione preziosa, per la vostra bellezza che apportate ogni volta con i vostri commenti, con le vostre osservazioni, in maniera che la lezione si rende sempre interessante, con spunti anche per chi ci segue esternamente, ed è una collaborazione fondamentale. Questo, ecco, da parte mia è un ringraziamento.
Ringraziamo veramente Gina, che è sempre disponibilissima e ci mette a disposizione la sua pagina per poter diffondere e divulgare. Ecco la sua missione, pure lei ha la sua dimensione, di aiutare e di aiutare le persone a trovare queste luci, perché non siamo solo noi, ma ci sono tante altre persone che dicono la stessa cosa, che fanno le stesse cose, che studiano, che cercano e che danno una mano alle persone che hanno bisogno. Questa è la nostra missione, essere di aiuto ai nostri fratelli. Come dico sempre, che se non è parola mia, ma di Emanuele, Dio aiuta la creatura attraverso la creatura. Siete tutti creature per aiutare altre creature. E questa è la cosa più importante. Vi ringrazio tutti. Ragazzi, si voglio Grazie. bene. Ciao, ciao Leina, ciao, ciao. Ciao, ciao. Grazie Luca, Ciao. grazie di cuore. Ciao. 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 Ciao, ciao. Ciao, Luca.